Questo video è in collaborazione con Fantasia Store e Grande Inverno, dove se inserirete i codici riportati in descrizione potrete accedere alla vostra percentuale di sconto. E con il Keyforge Network, Keyforge Italia e Crazy Killing Machine. Buona visione! Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Per chi vuole imparare a giocare o per chi ha iniziato da poco, apprendere tutte le carte risulta un'impresa assai ardua. Quindi si viene a conoscenza di eventuali minacce che possano minare la tranquillità di una forgiatura man mano che si progredisce con il gioco. Ma c'è un modo di imparare almeno la base, ovvero quelle carte che è bene sapere esistano in un deck avversario e attorno alle quali ci si possa giocare per non rischiare di cadere nella trappola di un rivale? Nata dall'idea del Vizzo e sviluppata in collaborazione con Dammat, siamo riusciti ad individuare ben 5 categorie principali dove al loro interno ci saranno 3 carte ben specifiche che andranno a formare un buon punto di partenza per portare all'attenzione di ogni nuovo forgiatore quali saranno le insidie che si nascondono in un mazzo avversario. Prima di iniziare, piccola informazione di servizio. Dalla settimana prossima inizierà sul canale il mese Ondata Oscura, che vedrà la pubblicazione di 5 video che parleranno della quinta espansione in arrivo il 25 marzo. Ed ora scopriamo assieme quali sono le carte che bisogna conoscere per ogni macro categoria se si è dei principianti. Andiamo a dargli un'occhiata. Nota bene! Gli elementi riportati in questo video sono, ripetendolo ancora, una base dalla quale partire. Con il tempo e la pratica si verrà a conoscenza di un numero sempre maggiore di elementi che potranno risultare fastidiosi per la vostra strategia di gioco. Riferendomi ai veterani, se avrete suggerimenti integrativi potrete lasciare un commento, così che in descrizione, dove già sono stati riportati alcuni esempi, si avrà una lista aggiornata che potrà essere di aiuto ad ogni nuovo giocatore che è appena arrivato sul crogiolo. La prima macro categoria da prendere in considerazione è quella dei board removal. Cosa sono? Rientrano in questo settore tutte quelle carte che, attraverso i loro effetti, distruggono servitori sul terreno, il più delle volte senza fare distinzioni di appartenenza. Nella maggior parte dei casi, comunque, sapere che può esserci un elemento distruttivo nel mazzo rivale potrà darvi la possibilità di giocare in anticipo. Il portale di Dis è sicuramente una delle carte più rappresentative di questa categoria. Il suo effetto è tanto semplice quanto distruttivo, facendo piazza pulita di ogni servitore presente sul campo al solo costo di 3 vincoli. Per giocare attorno a questa carta si potrà ricorrere alla protezione delle proprie creature, alla possibilità di poterle recuperare dalla pila degli scarti una volta distrutte, grazie a carte come Alzati o Tetro Promemoria, o giocando sul terreno un numero minimo di servitori che non ne favoriscano l'utilizzo. Dai Dis passiamo ai Sauriani, che con l'effetto di Assioma di Grisk potrà proteggere una creatura sul terreno e distruggere ogni altra che non abbia ambre su di essa, questa volta al solo costo di 2 vincoli. Questa carta può essere distruttiva se non ci saranno creature amiche con abilità Cattura o Esaltazione. Sapendo che si può giocare sempre con l'ombra di questa azione dietro ogni turno, il consiglio è quello di catturare, se se ne avrà la possibilità, con quei servitori che vi saranno utili per agevolarvi nella realizzazione della vostra strategia di gioco. Allarme rosso di Casata Federazione Stellare è quella carta che non vi aspettate, soprattutto se state dominando sul controllo board. Infatti essa infliggerà danni pari alla differenza tra le creature amiche e quelle rivali. Giocare pochi servitori ma fondamentali, tenendo conto di quelli avversari, potrà essere un ottimo modo per piantare la mano di chi vi gioca contro, che si ritroverà sempre con un elemento pronto per essere utilizzato in un momento opportuno che potrebbe non arrivare mai. Agite quindi con cognizione di causa e in modo intelligente, così da rendere il più innocua possibile questa azione.
In Keyforge però non si vince soltanto con la semplice forza bruta, permettendo ai propri servitori di catturare pietre e facendo di tutto per fargliele tenere il più strette possibile, ma bensì collezionando ambre che si possono poi convertire in chiavi. Ecco, a volte, possiamo anche dire il più delle volte, proteggere la propria riserva risulta importantissimo per non permettere al forgiatore avversario di accumulare un vantaggio che potrebbe, con il passare dei turni, farsi troppo schiacciante. In questa seconda macro categoria, infatti, si parlerà delle Ember Removal. La carta più rappresentativa di questa categoria è sicuramente Troppo da Proteggere, che con il suo effetto permette di rubare tutte le ambre dalla vostra riserva fino a lasciarne soltanto 6. Di solito questa carta viene accompagnata da altri elementi che rubano attraverso effetti immediati, come i servitori Monello o la Red Penny. Per giocare attorno a questa carta le soluzioni sono molte e tutte più o meno valide. Si potrà giocare un Odo a Kel Patrizio che ne impedirà l'innesco, un Gargantodonte che trasformerà il furto in una semplice cattura, forzarne l'attivazione per togliersela di mezzo il prima possibile, o non prendendo troppo il largo con l'accumulo ambre, rimanendo sempre attorno ad un numero indicativo di una o due gemme in più rispetto al costo attuale. Principio effervescente è da tenere a mente perché causa la perdita di metà delle ambre di entrambi i giocatori arrotondando la cifra per difetto al costo di un solo vincolo. Sapendo che questa carta può influire anche sulla riserva dell'avversario, bisognerà agire di astuzia, giocando attorno al fatto che anche se utilizzato il principio non recherà danni ingenti. Restando quindi sempre attorno ad un numero di ambre pari o leggermente superiore, anche qui una o due pietre in più rispetto al costo attuale, si potrà fare appello a tutto il potere esplosivo del proprio unico una volta che l'azione di Casa Logos avrà fatto il suo tempo. Rimanendo nella casata dei meccanici e scienziati del crogiolo, Trapianto Dimensionale rappresenterà una vera rogna per tutti quei mazzi che hanno un forte potere di accumulo ambra. Il suo effetto, una volta innescato, permetterà a chi ve l'ha giocata contro di ottenere il minerale in avanzo dopo la forgiatura della vostra chiave. Anche qui, rimanendo sempre in una zona di sicurezza che non permetterà all'avversario di capovolgere la situazione, sarà una prerogativa da prendere in seria considerazione. Forzare la giocata non è di solito una buona idea, a meno che non si abbiano delle risposte pronte come il principio effervescente o il troppo da proteggere che abbiamo precedentemente trattato. Immaginate di avere la partita in pugno e di essere sicuri che la vittoria sia vicina. Ci si trova in una situazione di due chiavi pari e voi siete in check, mentre al vostro avversario manca ancora qualche ambra per forgiare. A questo punto, chi vi sta davanti chiama una casata che non vi sareste mai aspettati e, raccogliendo sufficientemente per riuscire a girare una chiave, con l'aiuto di una carta realizza la sua terza portandosi a casa la partita e facendovi rimanere con un palmo di naso. Ecco, quella specifica carta che gli ha dato la possibilità di fucinare fuori fase appartiene alla terza macro categoria, ovvero i key cheat. La più iconica è sicuramente Carica della Chiave. Questa carta di Casa Selvaggi permetterà di forgiare una chiave al costo attuale perdendo un'ambra. Risulterà difficile contrastare questa azione se non limitando il numero sia di raccolti dal campo di battaglia attraverso i servitori rivali, sia andando ad influire sul numero di ambre nella riserva nemica. In ogni caso, se vi ritroverete a giocare contro unici che hanno questo elemento al loro interno, dovrete cercare di epurarla come meglio potrete. Magari attraverso Infornace o Oblio Strisciante, se si trova nella pila degli scarti, o tentando la sorte con l'Impvestigatore, provando a depurarla direttamente dalla mano avversaria. Forgia di Dati a primo impatto sembrerebbe una carta con poco valore, incapace di ribaltare le situazioni di una partita. Ma facendo parte di una casata come Logos, che è famosa per fare due cose fatte davvero a regola d'arte,
pescare e archiviare, non accadrà così di rado di vedere il vostro avversario che deciderà di riprendere in mano la propria folta pila degli archivi, andando in seguito a giocare l'azione in questione ed infine creare una chiave pressappoco a costo zero. Anche qui o si avranno carte che influiranno sulla zona interessata, andando a demolire la strategia avversaria, o si dovrà cercare di accelerare la partita, costringendo il forgiatore rivale a fare appello il prima possibile alle risorse che ha accantonato per non lasciarvi troppo vantaggio, dettando così voi stessi i ritmi del gioco. Impresa epica di Casa Sanctum, se accompagnata da una sezione ben fornita di corazzati, sarà una chiave forgiata in campo che aspetterà di essere creata a costo zero. Infatti, basterà che il vostro avversario giochi dalla propria mano un numero di angeli con il tratto cavaliere che parte da un minimo di 3 e aspettare il momento più adatto per riprendere in mano l'archivio, per compiere infine l'impresa epica. Arginare questa carta non sarà sempre facile, dato che di solito in un mazzo raramente compaiono carte che influiscono sugli archivi avversari. Una delle poche cose da fare sarà ritardare la forgia delle chiavi rimanenti il più possibile, così da accumulare un discreto vantaggio prima che l'impresa compaia di nuovo. O più semplicemente, distruggere l'artefatto grazie a carte come Poltergeist o Reclamato dalla Natura. Avete in mente una strategia ben precisa e gli elementi che avete in mano possono dar filo da torcere al vostro avversario. Quando quest'ultimo gioca una delle sue carte che vi impedisce di scegliere una casata o vi limita la giocata. Se vi è già capitato, sappiate che siete stati vittime di una delle macro categorie più temute in gioco. Si sta parlando del Disruption. Quando si parla di controllo giocata avversaria, non si può non pensare a controllare i deboli. Questa carta di Casa Dis permetterà a chi la usa di scegliere una delle fazioni presenti nel vostro mazzo e successivamente vi obbligherà a giocarla nel vostro turno. Raggirare l'effetto di questa carta è pressoché impossibile, a meno che non si giochi di anticipo con le prossime due carte che stiamo per trattare. Quindi, sapendo che questo elemento farà parte del deck del vostro avversario, l'unica cosa da fare sarà velocizzare la strategia prima che compaia o avere una buona board, preferibilmente con servitori di tutte e tre le casate sul terreno, così da impedire dei turni morti. In descrizione troverete la sua sorella minore, Marchio di Dis, e nella scheda che è apparsa proprio in questo momento troverete il video dove verranno trattate entrambe in modo più dettagliato. Se da una parte c'è un controllo parziale delle casate, dall'altra ci deve essere un controllo parziale di alcune tipologie di carte, come le azioni. Tempesta di disturbi di Casa Logos e modalità Stealth di Casata Federazione Stellare rappresentano un vero e proprio caso di gemelli separati dalla nascita. Avendo entrambe lo stesso effetto, vi proibiranno di giocare carte azione nel vostro turno, impedendovi anche, perché no, di utilizzare proprio quel controllare i deboli che avrebbe messo una seria ipoteca sulla partita. Per aggirare questo binomio micidiale, anche qui potrete agire di servitori, sfruttando i loro effetti passivi, ad innesco o da gioco, che non vi faranno perdere così tanto terreno. Dato fondamentale che potrebbe essere incisivo per la vittoria finale. Disania è uno dei servitori che, più di tutti della sua categoria, incide in modo decisivo sugli archivi. Infatti, non solo distruggerà ogni carta in quella parte di campo, ma fornirà al vostro avversario un numero pari di ambre. Questa è di certo una carta situazionale, ma comunque è sempre bene averla a mente. Giocare un mazzo che archivi molto e rimanere sotto scacco ad una creatura simile non sarà piacevole. Uno dei modi più semplici di arginare il suo effetto sarà mandare in archivio carte che non vi saranno utili per la strategia, in numero limitato, per non fornire all'avversario un vantaggio esagerato. Ci sono infine quelle creature che creano talmente tanto disagio quando entrano in campo che la sola presenza può influenzare l'andamento di un match a favore di chi le ha giocate,
È categorico quindi sbarazzarsene il prima possibile per non lasciare troppo vantaggio al vostro avversario. Si sta parlando della macro categoria nominata creature tempo zero, ovvero quelle che hanno una priorità nell'essere distrutte talmente elevata che concedere un secondo turno al forgiatore rivale rappresenterebbe un errore fatale. L'Imp delle Braci è per eccellenza la creatura con il più alto tasso di morte nel gioco. Impedendovi di giocare più di due carte a turno, questo Imp di casa Dis rappresenterà una vera e propria spina nel fianco se non si avranno risposte pronte. Stesse risposte che potranno arrivare nel vostro turno successivo, dato che se non protetto a dovere morirà facilmente sotto i colpi di qualsiasi servitore con forza pari o superiore a 2, permettendovi così di continuare a giocare normalmente nei prossimi turni. Il duo di streghe di Casa Selvaggi, quella dell'Occhio e quella del Crepuscolo, sono un vero e proprio incubo per chiunque se le veda giocare contro. La prima ha un effetto raccolto davvero incredibile, andando a riprendere risorse importanti dalla pila degli scarti. Mentre la seconda, se rimane per più di un turno in gioco, può davvero dare una svolta più che vantaggiosa, permettendo ai servitori avversari di entrare pronti, salvo qualche eccezione, per essere utilizzati nello stesso turno nel quale sono stati fatti scendere in campo. Unica soluzione per aggirare la pericolosità di queste due creature è quella di distruggerle con qualche danno da effetto, dato che, fortunatamente, la loro costituzione è tutt'altro che elevata. Il professor Satterkin personalmente l'ho visto all'opera durante il Master The Theory. E posso assicurarvi che far pescare più di 15 carte in un solo turno all'avversario, praticamente metà mazzo, vi porrà in una posizione talmente di svantaggio nei suoi confronti che l'unica cosa che potrete fare sarà rimanere vittima del trascorrere degli eventi di gioco. Come per le due streghe di Casa Selvaggi e l'Imp di Casa Dis, il professore deve morire. Impresa non ardua, dato che con il suo 2 di costituzione può essere anch'esso preda facile dei danni da effetto di carte come Scarica di Lampi Gemelli, Scarica Nervina o Scarica Positronica. Menzioni onorevoli. Artefatti da conoscere. Nel gioco ci sono poi quegli artefatti come Pietra di Quixol, Cuore della Foresta e Grump Buggy, che, rispettivamente, potranno impedirvi di esprimere al massimo il vostro potenziale strategico, data l'impossibilità di giocare creature se ne avrete almeno una in più del vostro avversario. Non forgerete se avrete più chiavi del vostro rivale, che potrà organizzarsi con calma per sferrare una potente controffensiva. E vi farà costare le chiavi un'ambra in più per ogni creatura con forza pari o superiore a 5. Ed essendo il buggy di casata Brobnar, non fatico ad immaginare giganti presiedere il campo da battaglia. Fortunatamente i soliti poltergeist o reclamato dalla natura vi permetteranno di sbarazzarvi facilmente degli artefatti in questione, nel primo caso fino a quando la carta distrutta non verrà ripescata, e nel secondo in modo permanente, per poter tornare così a forgiare secondo i vostri ritmi. Ovviamente di soluzioni ce ne sono molte altre e possono variare a seconda della situazione di gioco. Con il tempo e attraverso l'esperienza che accumulerete forgiando una chiave dopo l'altra, svilupperete una visione molto più aperta che vi supporterà nell'individuare quelle carte che potranno darvi fastidio durante lo svolgimento di una partita. Come già accennato ad inizio video, in descrizione troverete, suddivise sempre per macro categorie, altre carte che sarà importante conoscere. E se doveste avere delle domande al riguardo, lasciatemi un commento, così che potremo trovare una risposta assieme ai vostri quesiti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella per non farvi sfuggire la pubblicazione di nuovi video, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. In più, in descrizione potrete trovare la wiki e la pagina di Keyforge Italia con tutte le carte aggiornate a mutazioni di massa,
che potranno tornarvi utili quando, durante una partita, verrà qualche dubbio sul come risolvere alcuni effetti. Per ogni carta, infatti, ci sarà una sezione dedicata dove troverete le risposte che cercate. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.